Ciao a tutti. Guardando un bellissimo documentario su Nove, I bunker di Hitler, stagione 1, episodio 3, sono rimasta sbalordita ascoltando del Berghoff. L'ispirazione è stata fulminea, quindi che Berghoff sia. Iniziamo. Hitler durante il Terzo Reich visse praticamente in sole tre residenze: la cancelleria a Berlino, il suo appartamento di Monaco e il Berghof, il suo chalet di montagna. In origine era una casa di vacanza non molto grande che Hitler affittò nel 28 con grande entusiasmo. Adorava quel luogo, si trovava in Germania sulle Alpi Bavaresi, a soli 20 km dalla sua Austria, dove lui era nato. Con la vendita copiosissima del Mein Kampf divenne ricchissimo e con gli alti guadagni della vendita del libro nel 1933 acquistò questo chalet al sud della Germania e subito apportò modifiche e ampliamenti, dando priorità a un enorme terrazzo. Se casomai la casa di un abitante del posto, un villino, uno chalet da sempre lì, gli avessero dato fastidio e gli avessero oscurato un piccolo frammento di panorama, Hitler non avrebbe esitato a dirlo. Questione di giorni e qualsiasi ostacolo alla sua vista sarebbe stato demolito. Vennero rase al suolo abitazioni, pensioni, persino una casa di cura per bambini mutilati. Egoismo allo stato puro, insomma. La località era meravigliosa e la terrazza panoramica. Il Berghof sorgeva non a molta distanza da un'altra residenza del Führer, come mi faceva notare un amico del canale, il cosiddetto Nido dell'Aquila, una villa completata qualche anno dopo, nel 1938, da una squadra di 2000 persone e costata circa 30 milioni di marchi, ma quasi mai sfruttata perché generava in Hitler paura per l'altitudine. Ma poi alla fine lui desiderava restare nella sua zona comfort, il Berghof. Al piano terra del Berghof si trovava la sala da pranzo di Hitler, interamente rivestita di legno di pino chiaro. L'arredamento consisteva in sontuose porcellane, cristalli costosissimi e sull'argenteria da tavola erano incise, insieme all'aquila tedesca e alla croce incinata, le sue iniziali AH, Adolf Hitler. Sulla tavola erano presenti candelabri d'oro a forma di angeli che tenevano in mano i portacandele. Il tutto aveva lo scopo di riflettere l'immagine di un Hitler potente, colto e soprattutto degno di fiducia. Nella sala grande invece il Führer decideva, pianificava, incontrava le massime autorità, al punto che lui era convinto di decidere le sorti del mondo comodamente seduto sul divano del suo soggiorno. Furono dipinte finte finestre che raffiguravano panorami austriaci. L'immensa sala di rappresentanza rappresentava una superficie maggiore di 200 metri quadri. Scendevano alcuni gradini e accanto all'ultimo scalino era posta su un piedistallo una testa di Zeus, proveniente dagli scavi in Italia. L'attrazione della sala restava però un'immensa finestra di ben 32 metri quadrati, vera stavolta, chiusa da vetrate. Hitler attirava l'attenzione di ogni ospite su quella finestra panoramica, attraverso la quale si apriva una magnifica vista sulle Alpi e sulla città di Salisburgo. Di fronte alla finestra era posto un lungo tavolo di marmo dove Hitler durante la guerra teneva le sue riunioni di Stato Maggiore. Si racconta che voleva sempre avere davanti agli occhi l'Untersberg, il massiccio delle Alpi di Salisburgo. Narrava infatti una leggenda, ripresa anche dai fratelli Grimm poi, che all'interno della montagna, seduto a una tavola, riposasse Federico Barbarossa in attesa di risvegliarsi per combattere. Quando la sua barba sarà cresciuta tanto da compiere il terzo giro attorno a questa tavola, lui tornerà in vita.
Al primo piano si trovavano le camere private di Hitler che comunicavano con quelle di Eva Braun. Il suo studio era rivestito di legno chiaro e arredato con mobili di acero levigato e un camino. Vari locali avevano i pavimenti coperti da raffinati tappeti persiani. Il Berghof lo rilassava, lo tranquillizzava, era la sua tana, il suo rifugio dai pensieri che non gli concedevano tregua. Andava a letto tardissimo. Allentava la sua ansia, intrattenendo i suoi ospiti a cena fino a tarda notte, con aneddoti sulla sua giovinezza, sul regime nazista e con lunghe lucubrazioni sull'arte, sull'architettura e sulla musica. Guai ad addormentarsi o a sbadigliare vistosamente durante quegli interminabili discorsi. Sai che barba. Molto spesso restava in riunione in piena notte con i suoi ufficiali per programmare strategie di attacco e la mattina era tassativo non svegliarlo mai prima delle 11. Ma di notte all'improvviso lo si vedeva vagare per casa e dirigersi in cucina per addentare una fetta della cosiddetta torta del Führer, un dolce che non doveva mai mancare, a base di nocciole, uva passa e fette di mela rigorosamente allineate fra di loro. Tornava a dormire e scendeva dal letto solo verso le 2 del pomeriggio, motivo per cui ronfava placidamente quando avvenne lo sbarco in Normandia e nessuno osò svegliarlo. Dei 12 anni trascorsi come leader della Germania, più di 4 li visse al Berghof, dove nei suoi spazi maestosi e accuratamente arredati incontrò primi ministri, marescialli, leader religiosi, segretari di Stato, ambasciatori. Vi ebbero accesso Albert Speer, Himmler, von Ribbentrop, Goebbels, Heydrich, Mussolini. Ma nel Berghof avvenivano anche visite di altro genere. Era qui che il Führer si intratteneva per incontri intimi. Prima con sua nipote Geli, poi successivamente, dopo il suicidio di lei, con Eva Braun, con cui però non divideva una stanza da letto. La spacciava per la sua segretaria, anche se oramai tutti sapevano che il Führer spendesse le sue notti con lei. Segreto di Pulcinella. La stanza che era appartenuta a sua nipote e amante Geli Rubal, dopo la morte di lei, venne conservata intatta da Hitler, che impediva a chiunque di entrarvi. E non era raro vederlo rinchiudersi in quella camera per ore. La servitù non mancava. In mezzo a quel via vai di ufficiali nazisti che circolavano, la prima regola era fondamentale. Quello che accadeva al Berghof doveva rimanere là e non uscire all'esterno. Il personale che violava questo primo comandamento era sottoposto a punizioni severe. In caso di libera uscita, tutta l'intera servitù sarebbe stata perquisita e continuamente controllata. Un fuochista commise l'errore di raccontare ad alcuni operai dell'immensa biblioteca di Hitler. Il servizio di sicurezza lo venne a sapere e, per ordine del Führer, l'uomo fu deportato in un lampo nel campo di concentramento di Dachau. Tutte le mattine Hitler leggeva il giornale per conoscere le ultime notizie, prendeva appunti, poi si dedicava a lunghe passeggiate tra i sentieri di montagna e vicino al lago. Onnipresente era Blondi, l'inseparabile pastore tedesco. La montagna più che altro è stata l'ennesima trovata pubblicitaria atta a umanizzare il Führer attraverso il suo contatto con gli animali e con i bambini. Lo si vedeva spesso nei video distribuire prelibatezze ai cervi e giocare con bimbetti che gli giravano intorno. Sotto il Berghof si apriva il labirinto dei sotterranei che prevedeva anche la costruzione di una strada segreta non completata che si sarebbe dovuto aprire a diversi chilometri dalla residenza. Siamo quasi alla fine, mano a mano iniziò la caduta.
L'umore del Berghof divenne assai pesante dopo l'attentato a Hitler del luglio del 1944 e da allora fu un declino continuo. Il leader nazista visse al Berghof fino al 1944, ma poi per motivi di sicurezza fu costretto a trasferirsi nel Führerbunker di Berlino, in cui rimase rinchiuso fino al suicidio, il 30 aprile del 1945. La Germania perse la guerra. Il Berghof venne bombardato dagli inglesi il 25 aprile del 1945 e le sue rovine furono fatte esplodere del tutto il 30 aprile del 1952, nell'anniversario della morte del Führer. Oggi resta ben poco, qualche muro, un leggero strato di cemento copre quelle che una volta erano le strade che portavano ai garage. Resta il tunnel di cui Hitler alla fine non ha mai usufruito. Il nido dell'aquila nei paraggi si è invece trasformato in un famoso ristorante. Ma sfido tanti di noi a non provare comunque un brivido lassù, in cima, dove aleggia ancora quel sinistro personaggio con gli strani baffetti. Vi saluto tutti. A presto. Al prossimo video. Ciao.